Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. In comunione con quanti pregano con noi attraverso Padre Pio TV, disponiamo il nostro cuore a questa celebrazione, riconosciamo di essere peccatori ed invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto per dare la tua vita in riscatto per tutti, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, parlo un linguaggio umano a causa della vostra debolezza. Come infatti avete messo le vostre membra a servizio delle impurità e dell'iniquità, per l'iniquità così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Quando infatti eravate schiavi del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Il loro traguardo infatti è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per la vostra santificazione, e come traguardo avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida. È come albero piantato lungo corso d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Beato l'uomo che confida nel Signore. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Fratelli e sorelle, abbiamo appena ascoltato queste parole di Gesù che possono risuonare un po' strane alla nostra mente, soprattutto al nostro cuore. Gesù che dice che non è venuto a portare la pace sulla terra, ma la divisione. Effettivamente siamo abituati ad ascoltare il Vangelo all'interno del quale ci sono normalmente parole di pace, di fraternità, di compassione che Gesù esprime intorno alle persone che lo seguono. Invece oggi sottolinea ai suoi discepoli che lui è venuto a portare un fuoco sulla terra, è venuto a portare e a immergersi in una missione per la quale lui stesso è angosciato finché non la compie. È venuto a mettere discordia addirittura all'interno della stessa famiglia, padre contro figlio, figlio contro padre, eccetera. Ebbene, queste parole che risuonano certamente strane, forse vogliono farci considerare alcune verità della nostra vita cristiana fondamentali, importanti. Quando Gesù provoca in questo modo, e soprattutto per ottenere dai suoi discepoli qualcosa di più, qualcosa che non cade nell'ordinario, nella mediocrità, ma che impegna i suoi discepoli ad essere davvero suoi discepoli. E allora in questo senso ecco Gesù che cosa desidera da coloro che vogliono seguirlo.
innanzitutto di conformarsi alla sua persona, proprio perché lui ci ha resi figli di Dio e quindi ci ha riportato a quella comunione piena con il Padre per la quale noi dobbiamo mettere in gioco tutto. E non possiamo tradire il dono, nel battesimo appunto che abbiamo ricevuto, di questa figliolanza, di questa eredità, di questa identità che ci qualifica appunto come cristiani. D'altronde proprio l'essere cristiani ci fa portare lo stesso nome di Cristo, unti per essere come Lui figli di Dio, caricati di una missione. Ma poi soprattutto Gesù ci invita a seguire la sua strada, perché credere in Dio, credere in Cristo, non significa soltanto abbracciare un ideale di chissà quale valore umano, ma significa soprattutto percorrere la sua stessa esperienza. E sappiamo bene che la sua esperienza è qualcosa che ha turbato il cuore di tanti uomini e quindi ha rivelato un volto di Dio che proprio per salvare tutti gli uomini non ha esitato a donare suo figlio. Una passione che è diventata appunto missione e che Cristo ha realizzato. Per fare questo Cristo stesso, per essere fedele alla volontà del Padre, ecco, non si è piegato nemmeno ad una mentalità del mondo, ad un modo di pensare degli uomini, ma ha proseguito con fedeltà quella missione che il Padre gli ha affidato. Da questo punto di vista allora lui chiede a noi, suoi discepoli, perché oggi parla a noi Gesù anche in questo Vangelo, di essere discepoli fedeli, perseveranti, potremmo dire autentici, a costo di rimetterci di fronte ad una mentalità del mondo che invece ci spinge a vivere in un modo diverso e magari a compiere missioni diverse, più legate alle esigenze umane, magari anche ai limiti umani, se non addirittura al peccato. Ecco perché Gesù usa queste parole dure, cioè la scelta di vita cristiana a volte pretende anche di andare oltre le consuetudini e, se vogliamo, i compromessi umani, ma con coraggio la vita cristiana deve essere vissuta. Ecco, queste parole evocano in me, ma penso in ciascuno di noi, gli esempi dei santi, che molte volte hanno dovuto effettivamente lottare contro una mentalità o addirittura mettersi contro persone della propria famiglia. Pensiamo a San Francesco, che giustamente una volta ho incontrato Cristo e una volta abbracciato quella vita autentica in Cristo che lo ha portato addirittura a conformarsi in tutto e per tutto a Lui, ha fatto delle scelte radicali che certamente non sono piaciute al suo papà, al suo padre, che certamente non sono piaciute anche ai suoi compagni, che lo vedevano invece come un compagno di feste, come qualcuno che vive la sua vita giustamente alla moda, secondo le mode del mondo, ma che a un certo punto ha detto basta e ha scelto in modo radicale la vita evangelica. Non ha esitato San Francesco a restituire tutto al padre, che era ricco, ma che aveva fondato la vita sua e evidentemente anche di Francesco su quella ricchezza, su quel potere, su quell'essere appunto legato più alle cose del mondo anziché essere figlio di Dio per annunziare il Vangelo. Ed ecco allora che San Francesco non esita a restituire tutto, non esita quindi a mettersi anche contro quella mentalità familiare, paterna o comunque del mondo per la quale poi invece ha abbracciato il Vangelo e ha vissuto fedelmente la sua sequela di Cristo. Ecco, vedete, fratelli e sorelle, in sostanza Gesù ci chiede di vivere appassionatamente la nostra vita cristiana per essere davvero testimoni autentici di tutto ciò che Lui ha realizzato, a costo di rimetterci, a costo molte volte di perdere il consenso, a costo anche di non essere visti benevolmente in quelle scelte che noi facciamo. Ma perseverare con Lui fino in fondo certamente ci porterà ad avere gli stessi
doni e gli stessi carismi che lui stesso ha donato ai suoi discepoli rimasti fedeli a lui fino alla morte. San Paolo oggi nella prima lettura ci ha dunque esortato a mettere la nostra vita, se davvero siamo cristiani, se davvero siamo convertiti e quindi convergiamo verso la vita cristiana, a mettere la nostra vita al servizio del Vangelo in tutto e per tutto, così come ha fatto lui. Anzi, lui stesso dice che una volta che ha incontrato Cristo ha considerato tutto il resto spazzatura, non gli interessava più niente. Ecco, questa passione per Cristo e questa passione per la missione che Cristo ci confida in quanto figli di Dio e quindi testimoni del Vangelo è quello che Gesù ci vuole ricordare. Partecipare al suo stesso battesimo. Lui, con fedeltà, perseveranza e passione, ha adempiuto ciò che il Padre gli ha confidato. Anche noi, figli di Dio e fratelli in Cristo, dobbiamo continuare con altrettanta fedeltà e perseveranza questa missione. Sia lodato Gesù Cristo. È un Cristo forte quello che è emerso dalla pagina del Vangelo. I suoi contemporanei lo hanno messo a morte. Molti nostri fratelli fanno di peggio, lo ignorano. Preghiamo perché egli sia la nostra vita e la sua parola sia da noi degnamente conosciuta e realizzata. Diciamo insieme: Dio di bontà, ascoltaci. Dio di bontà, ascoltaci. Il battesimo ci ha liberato dalla schiavitù del male e chiamati a tendere alla giustizia, perché sappiamo essere coerenti con questa nuova condizione e camminare verso questo traguardo. Preghiamo. Dio di bontà, ascoltaci. La salvezza che Dio ci offre è un dono grande che richiede la nostra collaborazione, perché manteniamo sempre ben vivi i rapporti con il Signore che in Cristo ha fatto irruzione nella nostra vita. Preghiamo. Dio di bontà, ascoltaci. Perché i cristiani vivano il Vangelo integralmente, senza scendere ad alcun compromesso, così da essere testimoni credibili per tutti gli uomini. Preghiamo. Dio di bontà, ascoltaci. Perché nell'annuncio della buona novella, sacerdoti, missionari e catechisti non mirino a un successo tanto facile quanto insicuro, ma ci tengano ad essere fedeli al pensiero di Gesù Maestro. Preghiamo. Il Signore conceda la felicità senza fine a tutti i fratelli che quaggiù hanno creduto e sperato in Lui. Preghiamo. Dio di bontà, ascoltaci. O Gesù, che sei tutto santità, fa che ci lasciamo raggiungere e penetrare, purificare e trasformare dal fuoco che venisti a recare e concedici di diffonderlo nel mondo con la coerenza della nostra vita, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. E frutto della terra.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il segno della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco
e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non so partecipare a mezzo, ma di soltanto. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Signore, questa celebrazione eucaristica che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.